proposito di maghi, chi è quello più famoso al mondo? Ma sì, Harry Potter! Ma chissà se al maghetto piaceva sciare. Dopotutto, aveva scelto per amica una civetta delle nevi. Pallino, sono un allevatore riconosciuto di questi splendidi rapaci che voi potete ammirare, tra cui vedete il bellissimo gufo reale, la civetta delle nevi, l'aquila reale, l'aquila delle steppe e tantissimi altri rapaci che andremo a menzionarvi più avanti. In questo momento ci troviamo proprio nella zona in cui addestriamo i nostri rapaci. Come si addestra un falco? L'importante è carpire la fiducia dell'animale. L'animale viene tolto dalla voliera all'intorno alla sesta, settima settimana e viene ammassito, tenuto per parecchie ore sul guanto del falconiere. Il falco porta il cappuccio perché fa parte della sua fase dell'ammansimento. Portandolo sul terreno di volo potrebbe inavvertitamente procurarsi qualche rottura di penne. Ovviamente una volta raggiunto il campo di addestramento il falco viene scappucciato. Mai nessuna caccia ha avuto maggior prestigio della caccia col falco. Ci sono dei gesti che noi facciamo perché il falco possa capire come l'andare e ritornare, oppure c'è il guanto che fa punto di riferimento per il falco, il timbro della voce e il fischietto che il falconiere usa per chiamare il falco sempre al comando. Dall'Aquila Reale, al centro dei rapaci, ciao Mucco Pallino!